Allora, la mostra in generale è inserita nel progetto L'America Meticcia Oltre il Confine, finanziato dalla provincia di Ferrara e nella programmazione dei piani di zona per l'inserimento dei cittadini stranieri nel territorio. È portata avanti da un progetto che abbiamo presentato con l'associazione Hermanos Latinos, e nel nostro interesse principale che sono le scuole e la provincia per uscire da Ferrara, cioè dare la possibilità alle province di conoscere queste realtà che sono volte all'educazione e all'intercultura. Quindi avremo anche dei laboratori che si fanno con le classi seconda e terza e 4 giornate. Questa mostra ha una storia alle spalle ed è un progetto finanziato dalla regione Emilia-Romagna e che si chiamava Diritti Umani, Popoli, Semi e Saperi. E il filone, diciamo, il nucleo centrale del lavoro era stato il recupero delle culture e delle colture tradizionali di 4 popoli indigeni in Colombia, appunto i Wayuu, Canquamos, Uwa e Muiscas. Ci siamo concentrati nel recupero dei sementi tradizionali e nel cibo come rito e cultura dei popoli. Quindi vogliamo trasmettere qua in Italia questo pensiero che il cibo in tutta la storia è stato un simbolo di dialogo universale fra i popoli, un simbolo di coesione sociale, un simbolo rituale. Esiste il Ramadan, esiste la Pasqua, tutto legato al cibo e noi vogliamo trasmettere creare uno spazio di dialogo attraverso il cibo, perché anche se io non parlo arabo e non mi capisco la lingua con una persona, ma mangio con aggrado, con piacere un piatto di couscous, questo crea una dinamica di simpatia, quindi conoscere altri cibi, conoscere altri gusti, altri sapori è una cosa importante per l'intercultura, cioè è un incontro attraverso il palato e questo fa sì che in questa diversità incontriamo un punto di scambio e il cibo è uno strumento antropologico, universale, storico, sociale, politico, rituale. Io mi occupo un po' di tutto, diciamo così, dall'allestimento ai contatti, eccetera. Quindi le idee provengono da Yolanda e da mia madre, che si occupano comunque di portare avanti i progetti, e io mi occupo, per così dire, della manodopera per adesso, no? Anche se sarebbe, diciamo, mio progetto poter anch'io comunque un giorno portare avanti questa associazione in nome di popoli di tutto il mondo che soffrono e che sono sfruttati della sofferenza umana in generale, diciamo così. Visto che comunque io vengo da questa realtà e ho studiato qua e vedo come le cose cambiano da un popolo all'altro, anche se c'è tanta distanza, comunque i sentimenti umani sono sempre gli stessi, che uno sia bianco, nero, eccetera, indio, quello che vuoi, indio no, la parola giusta sarebbe indigena. Il nostro compito, diciamo così, è quello di portare avanti non solamente la cultura in generale, noi in particolare questa perché è la nostra, però comunque far conoscere anche, diciamo, a chi non sa, che, come diceva l'assessore, il diverso è ricchezza. Per aiutare i bambini bisogna cominciare dai bambini, capito? Quindi è solamente ampliando la loro mente, ampliando i loro orizzonti e comunque anche il loro cuore, che i bambini possano, diciamo così, ovviamente conoscere e sapere che comunque c'è diversità nel mondo, che è una ricchezza, e con il compito di aiutare appunto a fare un mondo migliore, cioè soprattutto un mondo in cui i bambini non devono essere martiriati dalla guerra né dai lavori. Questa è la prima cosa fondamentale, i bambini. Innanzitutto sono delle belle immagini, forse avrebbe meritato una collocazione migliore però nella scuola, e questo è lo spazio che abbiamo. Ed è molto interessante proprio perché dà informazioni sulle tradizioni di popoli che o sono in via di estinzione, o che comunque hanno una cultura e una storia molto antiche, che magari hanno dovuto affrontare
le nostre invasioni, il doversi confrontare con la nostra cultura, che è una cultura un po' invasiva, poco rispettosa degli altri. Nel contesto scolastico prendiamo come spunto l'approfondimento di alcuni argomenti di storia e di geografia che studiano i ragazzi negli anni della seconda e della terza media. Però è chiaro che ha un'apertura maggiore, perché la conoscenza, la curiosità di popoli che sono sconosciuti, di tradizioni che sono sconosciute, come dicevo prima, è in funzione di la costruzione di un cittadino che sia curioso, che sia aperto, responsabile e che sia un cittadino aperto nel cuore e nella mente nei confronti delle diversità che ci sono a livello mondiale. Secondo me è stata una mostra molto bella e anche una cosa utile per far conoscere a noi i popoli della Colombia, perché come hanno detto prima le prof, studiarli sul libro di scuola uno non immagina come sia la vita in quei posti, cioè uno la immagina però non capisce bene. E quindi secondo me è stata una cosa molto utile, una bella esperienza, perché a me è molto piaciuta. Cioè, è stato bello capire anche le usanze di questi popoli, i loro modi di fare, la loro vita e tutto. Anche mi è molto piaciuto quando hanno fatto vedere i prodotti tipici della Colombia, per esempio i chicchi di cacao, che io li immaginavo molto più piccoli. E secondo me è un'esperienza molto utile. Beh, è molto bella, mi è piaciuta molto anche per capire come vivono questi popoli, che non rende sentirli dai prof, letti sui libri, non immaginavo fossero così diversi, quindi è stato molto bello.